Eccolo lo yakiniku che griglia! L'ascensore della Taipei 101 va a una velocità supersonica. Ti porta dal primo piano all'89esimo in 37 secondi. Un razzo. Allora, la tecnica per mangiare questi Xiaolong Bao consiste nel prenderli, come vedete all'interno sono liquidi, dentro hanno messo della gelatina che durante la cottura si è sciolta e quindi all'interno chiuso c'è un brodo. Verranno intinti nella salsa composta da aceto di riso, salsa di soia e zenzero fresco tritato fino, e poi lo si mette nel cucchiaio dove poi lo romperemo in modo, vedete, di far uscire tutto il sugo che c'è dentro. Delizioso, questi sono quelli al tartufo, già si sente l'aroma da qua. Siamo nello Shilling Night Market, che è il mercato all'aperto più grande di Taipei, anche il più turistico chiaramente. È veramente molto 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 bello e ci sono un sacco di bancarelle piene di street food che adesso assaggeremo. Il fungo matsutake grigliato con alga, sale e pepe. Questo è lo sticky tofu, il tofu puzzolente, che sa veramente da immondizia. E per questo noi adesso lo assaggeremo. Allora, mangiare lo sticky tofu, il tofu puzzolente, è un'esperienza sensoriale particolare, perché è molto buono, effettivamente. Oltretutto la salsa che ti mette un agrodolce sopra, un po' piccante, buona. Si fa mangiare tutto, è croccante, perché è fritto. Solo che, per far ricordare che è comunque sticky, cioè puzzolente, ogni tanto mentre mastichi ti manda su una vampata di cadavere, come una cosa che sa quasi da, non direi da fogna, però comunque da qualcosa di pesante, un sapore da morto, di qualcosa. Ma però dura un secondo e dopo continua a essere buono, con questo dolce, con questo piccante, con questo croccante. Un'esperienza a provare, a me in ogni caso è piaciuto, quindi ve lo consiglio. Oggi è tornato il sole a Taipei e noi, dopo aver preso il bus, ci dirigiamo verso Jufeng, una piccola cittadina a nord-est della capitale. È diventata famosa qualche anno fa per aver ispirato il film di animazione La città incantata di Hayao Miyazaki.
Bene ragazzi, oggi c'è un po' di sole e quindi abbiamo deciso di andare all'Elephant Mountain, un punto panoramico che ci permetterà di vedere una bella vista su Taipei e soprattutto sulla Taipei 101, il palazzone più grande della città. Eccoci quasi arrivati in cima. Questo è il paesaggio che si può vedere per adesso. Questa mattina la direzione è il Maikon Gondola, ovvero una funivia particolare che ci porta nella parte alta di Taipei a vedere le piantagioni di tè. Allora, questo posto è veramente molto bello, siamo immersi nel verde, ci sono piante chiaramente di tè, un sacco di banani, ci sono delle piante di papaya, veramente tutto immerso nella natura e il percorso che si fa attraverso è veramente molto tranquillo. Ed eccoci arrivati al tempio di Zhangushan, un tempio immerso nel verde con una vista panoramica magnifica su Taipei.